Con questo video tutorial proseguiamo nell'installazione di plugin, cioè estensioni utili per migliorare le funzionalità del nostro sito. Il primo plugin che andremo a installare serve per inserire le cosiddette briciole di pane all'interno dei nostri siti. Andiamo in amministrazione, plugin, aggiungi plugin. Vedete, si chiama Breadcrumb Nav XT e lo andiamo subito a cercare. Breadcrumb può bastare. Cerca plugin. Ecco che appare qua in prima posizione e lo installiamo. Siamo davvero sicuri, mettiamo ok. Il nostro tema è già bene predisposto per accogliere questo tipo di orientamento interno alle nostre pagine. Andiamo soltanto a vedere se c'è qualcosa da impostare, quindi come al solito andiamo in impostazioni, plugin appena attivato e notiamo che possiamo modificare degli elementi di separazione e altre modalità di visualizzazione che se uno vuole poi guarda con più interesse e più attenzione. C'è già anche il titolo della home chiamato come home. Possiamo lasciare esattamente tutto com'è, mantenere, quindi penso aver fatto modifiche, ma in ogni caso l'avessimo fatto, li salviamo e andiamo a vedere l'effetto. Vedete che appare automaticamente qui una segnalazione di posizione che ricorda che questa è la pagina home. Cosa che peraltro poi possiamo anche eventualmente togliere e andiamo ad esempio in una pagina qualsiasi, poniamo la pagina dirigenza e vedete, no, che qua all'interno, no, c'è il percorso home maggiore dirigenza. Questo era il simbolo che poteva essere modificato in quella finestra di amministrazione. E dov'è che avevamo fatto delle sottopagine? Le sottopagine le abbiamo fatte forse in organigramma, no, o forse nella nostra scuola, proviamo, in organigramma no. Ecco che li vediamo nella pagina della nostra scuola. Se noi clicchiamo su orario della scuola, vedete, no, che è completo tutto il percorso, in pratica con la collocazione della pagina all'interno della gerarchia d'albero della struttura delle pagine stesse. Se invece noi andiamo all'interno di circolare, ecco che abbiamo home circolare, cliccando sulla circolare stessa non compare più perché gli articoli sono, diciamo, elementi che non sono depositati all'interno di una struttura d'albero. Tutto questo è fatto e quindi il primo plugin è stato felicemente installato e attivato. Andiamo adesso a installare qualcosa di molto interessante che poi potrà essere anche valutato e visionato attraverso i vostri i cellulari vostri o di qualcuno che ve li presta per mostrare la visualizzazione. Si chiama VP Touch. Andiamo allora ancora in bacheca, andiamo in plugin, aggiungi nuovo e scriviamo WP-Touch. Cerca plugin. Ecco, se non c'è il trattino, è proprio questo. Anche questo è un plugin peraltro molto utilizzato. Ecco, un consiglio prima di installare un plugin, essere ben certi, no? Sempre, diciamo, conformi a quel detto. Usiamo i plugin con molta cautela. Qualcuno dice che i plugin sono un po' come gli antibiotici da utilizzare solo quando necessario, e noi diremo allora solo quando effettivamente il loro uso è sorretto da tanti utilizzatori, e quindi si tratta anche di un qualcosa in cui noi siamo cautelati nel caso in cui cambino le versioni, perché poi c'è il rischio che qualcosa non funzioni, e se qualcosa non funziona al cambio di versione è necessario che il plugin sia sostenuto da chi lo sviluppa in modo da arrivare subito con la correzione adatta, no? Questo è proprio un problema tipico di un po' tutti i CMS, no? Le estensioni vanno sì utilizzate, ma senza esagerare, soprattutto cercando di restringere il campo a quelle attendibili, a quelle ben fatte. Andiamo sui dettagli e notiamo, ad esempio,
appena si carica la pagina, vedete che questo è un plugin assai popolare, 3.227.841 scaricamenti, dicono che è uno forse dei plugin più utilizzati da chi utilizza WordPress. Peraltro è montato in automatico in tutti i blog del tipo WordPress.com, che sono quelli automatici che uno riesce a gestire proprio dopo 5 minuti che si è registrato. Bene, allora siamo convinti della bontà di questo plugin, lo installiamo e lo attiviamo. Adesso di questo ne facciamo un uso immediato, cioè non ancora ben configurato. Lascio a voi poi questi passaggi. Vedete, impostazione Vitaci, in particolare c'è la possibilità del diciamo riconoscimento automatico della lingua, però qua non c'è l'italiano, quindi lasciamo tranquillamente l'inglese. E poi ci sono tutta una serie di informazioni, tra queste ad esempio la possibilità di modificare l'home page di partenza, no? Che può essere la pagina che noi lasciamo in automatico. In questo caso lui mette le informazioni così come vengono sotto forma di blog, oppure una pagina appositamente creata. Rimanderò poi una guida sull'uso di WP Touch, che invece in maniera più specifica ci consiglia di creare una home particolare per il mobile, per il mobile, e poi puntare su questa, che poi è una versione semplificata della nostra home page. Questo sarà uno sviluppo successivo per il quale vi darò dei materiali. Poi potete cambiare il nome del titolo della scuola, e poi vedete che avete tutta una serie di opzioni avanzate, anch'esse sono naturalmente personalizzabili. In particolare, io lascerei spuntati questa, che mi dice di mantenere attivi nella header, cioè nella testata della visualizzazione per cellulare, le categorie, i tag. Magari si può togliere il link di ricerca, che mi sembra meno utile, e poi lasciare ad esempio liberi gli eventuali commenti o altro ancora. Poi c'è la possibilità delle notifiche e la possibilità di modificare anche quelli che sono gli stili messi di default dalla persona che ha prodotto il nostro plugin. Poi c'è la possibilità anche di alcune cose legate a strumenti Google, e poi quello di abbinare delle icone a particolari elementi. Basta andarle qua a cliccare, possono anche essere arricchite ad esempio dall'icona che può essere di riconoscimento come sito della vostra scuola, una sorta di riduzione grafica del logo della scuola, che in questo caso può essere inserito qua automaticamente. Poi un'altra cosa interessante è l'abbinamento delle pagine alle icone come pagine che possono essere viste in un ulteriore diciamo menu che sceglie le pagine da visualizzare nella versione mobile. Sapete che la versione mobile è una versione semplificata che in stile diciamo ultime notizie vi mostra certamente, no? L'abbiamo selezionati prima, no? Enable tags and categories, quando noi abbiamo detto mostra tutte le categorie, mostra tutti i tag, ma noi possiamo fare anche una selezione delle pagine. Il sistema automaticamente mi prende le pagine presenti e mi dice quale vuoi mettere, non so, allora magari mettiamo in questa versione semplificata noi di voler mettere, non so, la pagina sicuramente magari quelle senza categorie, direi, perché le pagine invece con categorie già ci sono rappresentate in altri modi. Sicuramente il dove siamo, potrebbe esserci i crediti, potrebbero esserci la dirigenza piuttosto che la nostra scuola e altro. Insomma, uno sceglie l'orario, l'organigramma, uno sceglie un po' quali sono le pagine che più gli interessano da inserire dentro nella visualizzazione di un menu semplificato. Salva le opzioni e il nostro diciamo plugin è in funzione. E questo è il secondo plugin.
Poi il terzo plugin che mi limito qua soltanto a installare per farlo ricercare, ma sarà poi oggetto un po' del compito della settimana, che è quello di esplorazione degli usi di questi plugin, per i quali io questa volta non do delle informazioni dettagliate come nei casi precedenti, proprio perché uno dei fini di questa lezione, di questa terz'ultima lezione se noi vogliamo, è quella di creare anche autonomia di lavoro, ma vi darò dove potrete trovare degli strumenti utili. E questa galleria immagini che è più potente di quella offerta già in modo abbastanza funzionale dal WordPress stesso. Andiamo alla caricare con plugin aggiungi nuovo, si chiama Next Gen Gallery, è uno dei plugin anch'essi più diffusi, più utilizzati, più performanti. Vedete qui ce ne sono poi tutta anche una serie di figliocci, figlietti, figlioni, diciamo nipotini del plugin. Andiamo anche qua nei dettagli per vedere un po' quanto è utilizzato. Avrà mica soltanto 5-6 utilizzatori, ne ha, caspita, 5.017.329 volte un plugin scaricato che è compatibile fino all'ultima versione. Vedete, anche tutti questi aspetti sono di grande rilevanza. Tra l'altro, la riscrittura del plugin che parte dalla versione appena precedente. Questo sviluppatore, ovviamente, è estremamente attento e diciamo interessato e desideroso di mantenersi allineato con le varie versioni di WordPress per fornire alla comunità vasta degli utilizzatori dei plugin sempre più aggiornati, sempre più performanti. Tra l'altro, approfitto per dire che questo piccolo, diciamo, piccola escursione nelle caratteristiche dei plugin attraverso i dettagli ci danno delle informazioni, no, anche specifiche, no? Con degli screenshot. Cosa sono gli screenshot? Sono dei catturaschermo che ci mostrano un po' come può essere gestito il plugin. Vedete? No? Qui ci sono delle indicazioni di massima ed è molto ricco. Tra l'altro, è anche possibile creare un effetto che poi vi mostrerò nell'uso di una collega di una scuola. Bene, lo installiamo e anche qua mi limito all'essenziale, dandovi poi delle informazioni su dove trovare qualcosa di più dettagliato. Naturalmente un plugin così, che è un plugin veramente di grande impatto e di tante tante funzioni, crea in automatico tutta una serie di nuova pulsantiera, nuovi comandi che gestiscono il plugin stesso. Tra l'altro, in automatico si crea una cartella proprio per gestire solo le immagini trasferite sul vostro, diciamo, server. Ecco, una caratteristica importante di questo plugin: gestisce l'immagine che voi trasferite dentro il vostro spazio. Sappiamo che in realtà ci sono due modi per gestire le immagini che voi mettete come galleria all'interno dei vostri spazi. In realtà tre. I due modi, la discriminante è l'immagine che io carico dentro il mio spazio e l'immagine che io carico invece in altri spazi tipo social. Se le inserisco dentro il mio spazio, naturalmente devo avere molto spazio illimitato o quasi. Se faccio di questi una gestione interna o uso gli strumenti di WordPress, inserisci immagine con qualche cosa in più, o uso dei plugin tipo questo. Se invece io faccio un uso esterno, dovrei utilizzare degli ambienti social per depositare le immagini, tipo Flickr piuttosto che Picasa, e gestire le gallerie di immagine attraverso dei plugin specifici per questi ambienti social. Ci sono sia per Picasa e sia per Flickr. Se siete interessati, poi ne parleremo nel forum di discussione. In particolare, no, vedete, no, il primo passaggio, no, dopo una, diciamo, prima, diciamo, impostazione di massima, no? Un'anteprima un po' di quello che è uno, i plugin, due, le ultime notizie sul plugin, i plugin correlati, anche quante immagini, gallerie, album avete creato. La prima cosa sarà aggiungi immagini, e poi sarà invece manipola galleria, album, tag. Vedete, si possono anche taggare, cioè etichettare, in modo da favorire una certa reperibilità. Insomma, è qualcosa di estremamente
grosso questo plugin, che quindi non soltanto contiene tutta una serie di strumenti di gestione degli album e delle immagini, ma anche dei plugin. Se io vado in aspetto widget, vedete che si è creata in automatico, aspettiamo che si carichi la pagina, forse si la sta aprendo, è un collegamento un po' lento, un attimo ancora. Eccola qua, ecco che vedete che abbiamo qua possibilità di trascinare nella barra laterale 2, no, ad esempio gli slideshow, il Next Gen Gallery e anche dovrebbe esserci il Next Gen Media RSS, quello per catturare, no, degli, diciamo, questi flussi RSS per diffondere le informazioni, ma questo, ritorno sul Next Gen Widget, aggiunge immagini recenti o random dalla galleria, cioè è possibile anche creare delle sorte di miniatura da mettere in determinate pagine che vi consentono di avere con modalità casuale all'apertura della pagina una serie di miniature prese da una particolare galleria. Per vedere funzionamento, andiamo ancora un attimo nel sito di Oggiate Comasco. Se non sbaglio, utilizza questa immagine. Eccole qua. Queste immagini random sono utilizzate proprio dalla una sorta di utilizzo, estrazione casuale di immagini. Se io ricarico la pagina, adesso ricarico la pagina, vedrete che poi queste si modificano a ogni caricamento di pagina. E questa è proprio la funzionalità di quel cosiddetto widget legato al Next Gen Gallery. Vediamo se la collega ha messo qualcosa qua in fotografia. Eccole qua. Immagino che tutte queste possano essere, vediamo un po' una di queste, delle immagini. Ecco, adesso bisogna vedere se sono fatte con Next Gen Gallery o con Picasa, insomma, perché poi l'effetto è abbastanza simile. Bene, buon lavoro allora con diciamo, l'utilizzo di questi strumenti per i quali appunto avete già tutta una serie di informazioni, altri sono ritrovabili. Sono ritrovabili, e aggiungo ancora questo, nel sito, adesso qua voi non lo vedete perché l'area di visualizzazione non è completa, si chiama www.scuolacooperativa.net. /WP3 Social, che è l'ambiente che ho usato lo scorso anno quando avevo fatto un corso supporto nella mia regione sull'uso di WordPress, e in particolare se voi andate a ricercare, vediamo ad esempio Next Gen Gallery, trovate delle risorse aggiuntive per le quali io non voglio andare troppo in profondità, perché voglio lasciare a voi il piacere di scoprire da questo, da tanti altri siti, delle, diciamo, indicazioni, possibilmente in italiano, se siete bravi anche in inglese, per gestire automaticamente questi elementi aggiuntivi. In caso di difficoltà, il forum vi verrà d'aiuto e rimarrà naturalmente in funzione per più volte. Vedete, qua c'è anche un plugin perché se uno invece mette le cose su social, e qua c'è invece sull'utilizzo di Next Gen Gallery. In modo analogo troverete anche la spiegazione dell'uso del plugin WP Touch. Vediamo qua se è scritto in questo modo, se no togliamo il segno o meno, non è stato trovato, probabilmente è stato scritto giusto, sono sempre io che un po' mi confondo ritenendo che ci sia l'elemento di separazione. Ecco qua, qui invece c'è un video tutorial specifico su questa versione. In realtà questa è un po' cambiata perché è la versione di circa un anno fa, quella nuova, l'interfaccia è modificata, ma su questo vi potrebbe essere utile gli ultimi minuti. Non escluso che sul web troviate dei video tutorial ancora più aggiornati, ma non vado oltre perché parte delle cose che sto anticipando sono poi oggetto del compito di questa lezione. Buon lavoro.